Vogliamo partire dalla fine della manifestazione di sabato 23 gennaio ad Ancona, dal suono di 2000 sveglie che incitano l'Italia a svegliarsi. Svegliati Italia è stato infatti il nome e lo slogan di questa mobilitazione che ha coinvolto 100 piazze, in Italia e non solo. È ora di essere civili. Questo è il messaggio semplice e diretto che 1 milione circa di persone ha deciso di mandare al resto del paese, in particolare alla politica che dovrà prima emendare il DDL Cirinnà e poi votarlo. Io faccio parte di Agedo, sono la presidente regionale di questa associazione che è un'associazione di genitori, soprattutto parenti e amici di persone LGBT. Noi oggi siamo in piazza qui e in altre 92 città d'Italia per essere insieme ai nostri figli e dire a questo governo che vogliamo una legge per i diritti civili per i nostri figli in quanto cittadini uguali, loro e anche noi, tutti paghiamo le tasse, tutti vorremmo essere riconosciuti su questa cosa, e una legge che non sia, insomma, che sia la migliore possibile. Questa non è la migliore possibile, ma vorremmo che non fosse ulteriormente penalizzata. Questa legge è un primo, timidissimo, tardivo passo avanti che ci lascia comunque nel fanalino d'Europa, ma che ci permette intanto di non doverci più vergognare totalmente di noi stessi e poi di cominciare a lavorare per ritornare ad essere quel paese che abbiamo saputo essere in passato, un paese che sa guardare avanti e che vuole essere alla pari e degno compare degli altri paesi occidentali e delle altre democrazie mature. Già, perché il DDL Cirinnà sulle unioni civili è al centro del dibattito politico e sociale. Questi suoi punti centrali così riassunti dal periodico L'Internazionale. Una proposta che per la prima volta in Italia riconosce diritti e doveri delle coppie omosessuali che vogliono unirsi civilmente e delle coppie eterosessuali e omosessuali che non vogliono sposarsi, ma solo registrare la loro convivenza. Il disegno di legge è diviso in 2 capi e 23 articoli. Il primo capo inserisce nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso come specifica formazione sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Costituzione. Il secondo capo disciplina la convivenza di fatto tra una donna e un uomo e tra due persone dello stesso sesso. La legge inserisce nel diritto di famiglia un nuovo istituto specifico per le coppie omosessuali, chiamandolo unione civile, diverso dal matrimonio regolato dall'articolo 29 della Costituzione, ma che si può equiparare al matrimonio per diritti e doveri previsti. Per stipulare un'unione civile, le due persone devono essere maggiorenni e recarsi con due testimoni da un ufficiale di stato civile. L'ufficiale provvede alla registrazione. Non possono contrarre l'unione civile persone già sposate o che hanno già contratto un'unione civile, persone a cui è stata riconosciuta un'infermità mentale o persone che tra loro sono parenti. Come nel matrimonio, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Per sciogliere l'unione civile si deve ricorrere al divorzio. Nell'articolo 5 del disegno di legge è prevista la possibilità di adottare il figlio o la figlia del proprio coniuge. È la cosiddetta stepchild adoption, letteralmente adozione del figliastro. Il disegno di legge non dà accesso all'adozione di bambini che non sono figli di uno dei due coniugi, né alla gestazione per altri. A sostegno della manifestazione c'era anche il comune di Santa Maria Nuova, rappresentato dal primo cittadino Angelo Santicchia. Il nostro comune ha aderito ufficialmente con una delibera di giunta municipale a questa giornata importante, perché parliamo di diritti civili, quindi diritti di tutti, parliamo di uguaglianza, di libertà, quindi cose grandi, bisogna esserci, un'amministrazione pubblica deve essere presente. Io ho concluso la manifestazione dicendo che il Family Day era in questa piazza, perché ci sono tante famiglie, sia omosessuali, eterosessuali, ci sono persone che credono nella civiltà di questo paese. La civiltà del paese di un paese si misura, lo diceva Carlo Marx, dal riconoscimento dei diritti civili. È ora che questo paese si svegli e faccia un passo avanti. Questa è la piazza di tutte le famiglie, io sono qua con i miei figli e con mio marito, anche le famiglie di eterosessuali sposati come sono io con i miei figli devono sapere che quando un paese diventa migliore dal punto di vista dell'inclusione e dei diritti, nessuno ci perde.